Buongiorno, mi chiamo Gilda Ricca, sono una maestra dell'Istituto Comprensivo Volino Croce Arcoleo. Vorrei iniziare con una frase tratto da un libro Lettera ad una professoressa. La scuola ha un solo problema, i ragazzi che perde. Ogni anno la scuola dell'obbligo perde per strada circa 462.000 alunni. Questo libro è stato scritto nel 1967 e quindi eravamo nel pieno boom economico dove sembrava che le cose andassero tutte per il meglio, e questo libro si è praticamente interessato di tutti evidenze, tutti i nodi insoluti della scuola degli anni 40 e 50. Da allora è passato circa mezzo secolo, ma la situazione non è cambiata. Quindi praticamente ancora il 20% di quasi tutta la popolazione scolastica va verso l'abbandono, con delle punte più alte purtroppo nel sud, con delle punte intorno al 30% e anche di più. Questi sono i dati che ci vengono dati dal Ministero della Pubblica Istruzione, dall'Istat, dalla Comunità Europea, che avrebbe voluto tramite l'agenda di Lisbona abbassare il livello formativo al di sotto del 10% del fallimento formativo, e anche per questo sono stati finanziati dei PON per quattro regioni del sud. Questo libro tratta anche molto della misura, in effetti, della dimensione sociale, della classe sociale a cui appartengono i genitori per questo successo o insuccesso scolastico. In effetti questo è un monito di Don Milani che ci sta ancora addosso, perché ancora è così: i figli dei poveri sono quelli che falliscono maggiormente la scuola, quindi possiamo dire che c'è una componente familiare in questo abbandono scolastico. Questo è il problema principale della scuola, e non solo della scuola. Noi dovremmo, anzi dobbiamo, cercare di dare di più a chi già parte più svantaggiato dalla vita, e quindi il non riuscirci è ci rende, dobbiamo essere consapevoli che questo è una minaccia di una coesione sociale e ci priva anche di enormi potenzialità di alunni che vengono meno, e quindi anche una crescita economica viene condizionata. La scuola però da sola non ce la fa, e quindi consapevolmente e inconsapevolmente determina e alimenta quindi una dispersione scolastica ogni volta che non riesce a promuovere delle attività didattiche coinvolgenti per ciascun alunno. Non ce la fa anche perché bisognerebbe rimuovere delle barriere sociali, principalmente che limitano e condizionano la vita degli alunni della scuola. Io insegno da 30 anni in una scuola del centro di Napoli. Non insegno nella cosiddetta periferia urbanistica, ma insegno in una periferia sociale, anche perché a Napoli ci sono tante periferie sociali, quindi dove, come diceva anche la collega, i nostri genitori sono gente che ha poco, che non ha quasi niente, quindi sono molto limitati dalla vita e anche da tante opportunità. Il basso reddito diciamo non è certo di stimolo anche verso questi alunni a cercare di fare meglio. Io cerco di impegnarmi sia per gli alunni che per le famiglie a dargli delle potenzialità in modo da poter uscire da queste periferie sociali e poter diventare poi dei cittadini attivi, anche se questo è un po' difficile, perché ad esempio ho molti alunni che sono figli di ex alunni, quindi c'è anche una difficoltà o una non volontà di uscire da queste periferie sociali.
In effetti io insegno al Borgo Sant'Antonio e come anche in altre parti della città queste zone sono state, diciamo, popolate maggiormente in questi ultimi anni da cittadini che vengono da altri paesi. Quindi questo non ha fatto altro che mettere delle periferie sociali in altre periferie sociali. Quest'anno insegno in una prima elementare, l'ultimo ciclo che ho concluso, praticamente avevo un'alta percentuale di bambini provenienti un po' da tutte le parti del mondo, dal Perù alla Cina, Senegal, Santo Domingo, Serbia, Russia, Ucraina, Senegal. Quindi ci sono state notevoli difficoltà e quindi le difficoltà sono anche un po' aumentate perché questi erano non solo alunni di seconda generazione ma anche alunni di prima generazione. Principalmente questi di prima generazione, come si diceva prima, vengono improvvisamente a metà anno scolastico, anche quasi alla fine dell'anno scolastico, catapultati a Napoli in un posto completamente diverso da loro, che sia anche semplicemente per il clima, perché il ragazzino senegalese o l'ucraino si trova con proprio un clima completamente differente, quindi cibi diversi, modi di fare diversi. E l'integrazione è stata, cioè quello che dobbiamo fare è integrare i bambini, però cercando anche di non sradicare le loro origini, quindi cercando anche di tenere vive la loro cultura, le loro tradizioni proprio. E di questo poi in effetti poi c'è stato un arricchimento, perché questi ragazzi, anche per curiosità dei bambini napoletani, diciamo, ci hanno arricchito portandoci dei filmati, delle foto, delle vesti tradizionali, dei cibi particolari dei propri paesi, e quindi questo è stato l'arricchimento e la curiosità che ne è scaturita. La differenza è anche di tipo religioso e infatti siamo andati alla sinagoga, siamo andati alla moschea, alla chiesa evangelica e alla chiesa cristiana. Non c'è stato nessuna, diciamo, obiezione da parte di nessuno dei genitori a girare, ad andare a portare i ragazzi in queste altre in queste chiese, diciamo. Anzi, ne sono sempre scaturiti dei dibattiti abbastanza interessanti. Quando siamo dovuti andare in una chiesa cattolica a visitare, non a sentire la messa, l'unica che si è rifiutata sono stati i genitori di due bambini musulmani. E questo in effetti ha scaturito un enorme dibattito e discussione, anche i bambini si sono anche sentiti un po', diciamo, tra virgolette, offesi e discriminati dalla non autorizzazione della mamma della bambina, dei due bambini, a non farli venire anche nella nostra chiesa. Anche perché loro, diciamo che andando nella moschea abbiamo dovuto togliere tutte le scarpe, le bambine tutte con il capo coperto, quindi c'è stato anche una cosa un po' diversa da quello che siamo abituati. Comunque di grande aiuto, devo dire, sia per me che poi per tutta la scuola, sono state le associazioni sul territorio. Quindi noi lavoriamo molto con l'Opera Don Calabria Centro Iamme e con l'associazione Il Pioppo, oltre che per le attività aggregative, anche proprio per attività di sostegno scolastico pomeridiano. Di grandissimo aiuto c'è stato anche l'LTM, i Laici Terzo Mondo, proprio per questi mediatori linguistici. D'altro canto la scuola va sostenuta, anche perché non c'è nessun altro luogo che può far proprio riequilibrare questa socialità. È importante comunque anche fare una riflessione sull'organizzazione scolastica, come diceva Stefania, perché spesso noi dobbiamo cercare di rendere la scuola attraente, quindi bisognerebbe cercare di, come ci dice anche Don Milani, una scuola dove
piaccia essere frequentate, quindi dove i bambini che vengono quotidianamente a passare molte ore della loro giornata ci vengano con piacere. Bisogna rimettere un po' in discussione il ruolo del docente, e anche perché se venisse sulla terra, tornasse una persona dell'Ottocento, guardando il nostro mondo lo vedrebbe notevolmente diverso. Quindi basta guardarsi attorno: televisione, computer, auto, aerei. Quindi si sentirebbe notevolmente fuori luogo. Però basta portarlo in una scuola normale, dove praticamente lui si ritroverebbe, potrebbe tranquillizzarsi, perché ritrova la scrivania, ritrova i banchi seduti, la bidella che suona il campanello, quindi si ritroverebbe nella sua realtà. Anche se questo in effetti diciamo che sta cambiando, per esempio nel nostro istituto comprensivo, sia la scuola primaria che la scuola media, abbiamo in quasi tutte le classi delle LIM, quindi possiamo avere questo insegnamento proprio interattivo, questo supporto. E poi è anche più accattivante, perché col touch loro ritrovano i telefonini, quindi è più facile anche proprio lavorare. Comunque concludo, visto che sono una maestra, e infatti ci tengo a essere chiamata maestra, vorrei rivolgere una riflessione che è più che altro l'invito di Don Milani ai docenti. Allora, se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi ad ogni costo tutti i ragazzi in tutte le materie, aguzzerebbe l'ingegno per farli funzionare. Io vi pagherei a cottimo, un tanto per ragazzo che impara tutte le materie, o meglio, multa per ogni ragazzo che non ne impara una. Allora l'occhio vi correrebbe sempre su Gianni, il figlio dei poveri che va male a scuola, cerchereste nel suo sguardo distratto l'intelligenza che Dio ci ha messo, certo, uguale agli altri, lottereste per il bambino che ha più bisogno, trascurando il più fortunato, come si fa in tutte le famiglie. Vi svegliereste di notte col pensiero fisso su di lui, a cercare un modo nuovo di fare scuola, tagliata su misura sua. Andreste a cercarlo a casa se non torna. Grazie.